Ciao a tutti, allora oggi un nuovo video e questo è il consueto appuntamento con i 10 prodotti low cost preferiti di questo periodo. Come vedete dalla mia postazione, non sono a casa mia, ma questa postazione mi è stata gentilmente offerta da Giulia. Un bacio amore, vi lascio il canale di Giulia giù, perché appunto sono a casa sua, insomma con l'occasione registro questo video perché ci sono dei prodotti davvero top. Inizio dal beauty. Allora, come primo prodotto che ho riscoperto in questo periodo c'è sicuramente questa, che è l'acqua al Monoi della Yves Rocher. Questo è un eau de toilette 100 ml, dovrebbe stare in offerta intorno ai 10 euro. Mi piace tantissimo, è una fragranza davvero molto molto estiva e questa per me, cioè, non c'è miglior descrizione se non dire d'estate, quando uno torna a casa, si rilassa sotto la doccia, è veramente molto buona, fresca, cioè il Monoi per me è proprio il top per l'estate. In più questo qui appunto non costa tanto, a tantissimo quantitativo, e sulla mia pelle persiste almeno 6 ore, poi va pian piano scemando, però comunque 6 ore sicuramente non sono assolutamente male, considerando poi questo caldo atroce. Quindi niente, questo lo sto amando. Secondo prodotto beauty è questo ed è una novità. Questa è della Roberts ed è praticamente l'acqua di rose. Che cos'è? È un tonico rinfrescante 300 ml, quindi davvero tanto, e costa meno di 4 euro. Io, se non erro, l'ho pagato in offerta sulle 2-3 euro, ma non vorrei, insomma, azzardarmi. Comunque mi piace tantissimo perché rinfresca tantissimo, in più tonifica il viso, sentite la pelle insomma tutta compatta, e mi piace poi perché, nonostante sa di rose, che è una fragranza che proprio a me fa, non vorrei dire la parola schifo, però non posso descrivere la mia antipatia in modo diverso verso le rose, quindi vi dico che però questa assolutamente non mi dà fastidio, perché poi è sa di rose, però è molto più leggera, non infastidisce, non rimane sul viso, quindi mi strapiace, e assolutamente mi sento di consigliarvelo perché costa poco, funziona veramente sul mio viso, quindi va a tonificare, a chiudere i pori, non mi irrita il viso anche quando ho il viso screpolato. Sapete che ultimamente ho gli occhi sensibili, ecco, questo tonico non mi va a bruciare, veramente è un super super prodotto top, low cost, che mi sta piacendo veramente tanto e rimuove anche gli ultimi residui di trucco laddove li avete. Per quanto riguarda le unghie, i miei due prodotti low cost preferiti del periodo sono questi. Su Snapchat o in generale, penso anche negli ultimi video, avete visto questi due smalti applicati, sono della Wycon. Questo bianco è della linea normale Nail Lacquer, è nella colorazione numero 12, mentre quest'altro fucsia stupendo è della linea Sugar Effect, quindi dà un po' l'effetto sabbiato, ed è l'831. Costano entrambi, se non erro, o 1,90 euro o 2,90 euro, comunque super economici. Mi piacciono entrambi tantissimo. Questo lo adoro perché anche se si sbecca lo posso ripassare in tranquillità, e non è uno di quei smalti che devo rimuovere appunto ogni giorno, ma bensì posso ripassare solo quel buchetto, perché essendo con questo effetto sabbia un po' granuloso non crea assolutamente problemi di dislivello o cose simili, che ovviamente con gli smalti normali tipo questo non si può fare. E poi appunto dura tanto, cioè nonostante, io sapete che gli smalti mi durano al massimo un giorno, ecco questo qua su di me resiste anche 3 giorni, e per essere economico insomma è davvero ottimo. E poi il colore fucsia è sicuramente bellissimo d'estate, una volta asciugato questo rimane opaco, mentre quello bianco, sapete che io ho un po' un odio per gli smalti bianchi perché spesso diciamo non si stendono in modo omogeneo, lasciano delle striature dove l'unghia appunto cioè si vede, no? C'è questo buchetto. Ecco, vi dico che con questo non ho nessun tipo di problema. È vero che tipo la prima passata non si stende omogeneo, però già con la seconda avete questo colore bianco davvero ottimo. Come texture è un po' più secca, però non mi dispiace sinceramente, per il prezzo che hanno assolutamente mi stanno piacendo e ve li straconsiglio. Passiamo ora al make up. Allora, un prodotto che ho ripescato è sicuramente questo qui della Make Up Revolution, ed è il Vivid Baked Highlighter nella colorazione Golden Lights, cioè questo è un popò di illuminante oro stupendo, e secondo me è il miglior illuminante low cost tra tutti quelli che ho, e assomiglia
molto, secondo me, anche al Mary Lou Manizer, solo che questo è più oro, è più pigmentato, diciamo, è davvero bellissimo. Questo anche come ombretto mi piace un casino, costa meno di 5 euro, ma veramente vale tantissimo. Anche come tenuta è super super top, anche come setosità mi piace veramente tanto, si sfuma bene, è bellissimo anche come ombretto. Insomma, io questo lo sto amando in questo periodo e lo uso sempre con molta 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 gioia, ve lo straconsiglio. Poi il secondo prodotto make up che sto utilizzando e amando alla follia è anche un prodotto che indosso ed è della NYX, una NYX lingerie che sì, vi ho promesso il video recensione applicazione swatch sul labbro e quant'altro, arriverà presto ve lo giuro, però con questo caldo non riesco sempre a girare. Comunque nella colorazione exotic è stupendo, è un colore rosso elegante che secondo me sta benissimo sulle bionde ed è un colore straportabile per tutti i giorni, cioè a me piace tantissimo. In più le NYX lingerie sono praticamente dei rossetti liquidi a lunga tenuta, opachi, e hanno questo scovolino che permette un'applicazione del prodotto davvero in maniera impeccabile senza dover stare 3 ore a perdere tempo con le matite per contornare le labbra. E sempre della NYX un prodotto che sto amando è questo qui che si chiama Full Throttle, se non erro, è nella colorazione, vedete, rossa, perché amo il rosso l'estate ma un po' tutto l'anno. Si chiama Firestorm, lo 04, e è un rossetto praticamente waterproof, quindi ha una tenuta impressionante anch'esso, è penso il prodotto di NYX che più mi dura sulle labbra. Questo qui è lo swatch, guardate che popò di rosso che è, cioè veramente bellissimo. Questo tende a essere opaco, però come consistenza un po' più verso i satin, nel senso che rimane leggermente con un effetto un po' meno opaco, diciamo, rispetto, vedete, questa è la lingerie che è proprio opaca, questa è un po' più, vorrei dire lucidino, ma non è che è lucidino, un po' più cremosetto, ecco, e mi piace perché essendo waterproof, ragazze, dura tantissimo, veramente è super 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 amato da me questo prodotto. Poi una scoperta è questa cipria qui della Neve Cosmetics, si chiama Can, è una cipria, vedete, bianca in polvere libera nella colorazione appunto Can, ha 5 grammi di prodotto, questa ha il sifter, quindi dove vi serve il prodotto basta che girate il sifter ed esce, ed è praticamente una cipria bianca trasparente. Io amo in generale l'estate questo cipre perché appunto innanzitutto opacizzano molto di più secondo me e secondo la mia esperienza sul mio viso comunque rispetto a quelle compatte, in più sono molto più impalpabili rispetto a quelle compatte, quindi anche più leggere, e la cosa finale per le quali proprio mi piacciono è che secondo me resistono veramente molto 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 meglio anche alle alte temperature, almeno ripeto sul mio viso. In particolare questa poi la sto utilizzando per fare il baking, quella tecnica utilizzata appunto per far sì che da levigare, diciamo, il contorno occhi e per fissare il correttore, che tra l'altro se vi interessa vorrei farvi un get ready dove vi faccio vedere questa tecnica, che è una tecnica che sto amando soprattutto per la sera, perché io ho queste rughettine e vi dico che la sera mi lifta proprio completamente il contorno occhi, è il più luminoso, più diciamo setoso, veramente è ottima questa cipria, e appunto per questa funzione la sto utilizzando. In più queste traslucide, trasparenti, sono ottime anche l'estate, soprattutto perché una si abbronza, quindi una non è che può comprarsi una cipria per ogni tono che cambia, mezzo tono che cambia, quindi queste cipre secondo me sono ottime perché si adattano tranquillamente, essendo trasparenti, ai cambi di colorazione del nostro viso. Altro prodotto NYX, sto amando i prodotti di NYX e cioè mi piace tantissimo. Questo è praticamente un ombretto, si chiama Baked Eyeshadow, se vi voglio far vedere anche la scatolina, cioè qui ha un fiocco, è davvero bellissimo, è proprio tipo, sembra uno scrigno, cioè guardate che carino, è un ombretto in miniatura ed è un colore violet, questa è nella colorazione 07, si chiama Sugar Babe.
e è veramente bellissimo. Io questo lo utilizzo sia asciutto, come vedete sopra, e sia bagnato, e mi piace un casino perché è un viola che illumina tantissimo gli occhi e secondo me ricrea un trucco bello che è fatto già da solo. E poi trovo che il viola in questo periodo, insomma, sia molto 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 bello, perché comunque uno dorme di più, si riposa di più, o comunque in generale ha meno occhiaie visibili, e il viola, insomma, non va a sbattere, perché a me l'inverno proprio mi sbatte perché ho delle occhiaie scure scure e quindi non riesco mai a utilizzarlo, mentre in questo periodo il viola vi dico che lo sto utilizzando tantissimo, e questo di NYX è davvero un ottimo prodotto. L'ultimo prodotto low cost più utilizzato di questo periodo è della P2 e si chiama Sunshine Mosaic, che è praticamente nella colorazione 010 Tahiti Paradise, ed è un mosaico appunto di bronzer. Allora, su questo diciamo che non ho un'opinione molto positiva, nel senso che secondo me è troppo arancione, vedete, anche adesso che comunque mi sto abbronzando, non tanto però mi sono abbronzata, non si va ad amalgamare bene, troppo arancione, troppo forte, quindi non mi sta per niente piacendo. Lo sto utilizzando perché comunque è un prodotto che volevo testare, però assolutamente è troppo troppo arancione. Peccato perché la consistenza è davvero molto setosa, sembrava si sfumasse bene, in realtà appunto ne devo proprio prendere una puntina con un pennello proprio con poche setole e applicarlo, perché altrimenti faccio proprio dei patacconi arancioni sul viso, e non è una cosa che mi piace molto sinceramente. Il prodotto, ripeto, in sé non è male, anche la tenuta non mi dispiace, però forse sono ancora troppo chiara, anche se comunque questo è nella tonalità 10. P2 comunque si può reperire nell'OVS, vedete già qui comunque si vede di meno, però nonostante questo vedete che lascia molto stacco nonostante io l'abbia sfumato, e comunque niente, si reperisce nell'OVS low cost, però sinceramente questo prodottino lo trovo un po' inutile, non mi fa né caldo né freddo, diciamo, ecco. Lo utilizzo proprio perché lo devo utilizzare, però ecco, non è di quelli che mi viene da dire sì, lo vado a pescare, oppure lo uso con somma gioia tipo quelli di prima, per capirci. Detto questo, niente, questi sono stati i miei 10 prodotti low cost più utilizzati di questo periodo. Fatemi sapere quali sono i vostri. Noi, se vi va, ci rivediamo al prossimo video. Vi mando un bacione, spolliciate mi raccomando, e ciao.